non tanti, alcuni, e altre canzoni abbiamo, delle quali abbiamo riscritto noi testi. Ci manca Romeo stasera perché vabbè, quindi lo fa la stessa persona. Lo fa la stessa persona nel pane ballo, quindi avete qualche crisi di densità, gli facciamo mettere un cappello quando sono. E manca Carla che fa Lady Capoletti, che la faccio io, quindi perdonatemi se non sbaglio. Lo stiamo preparando adesso, quindi è un riassunto del primo tempo. Okay. Perché andiamo in scena in ottobre. Vabbè, fino. C'è tempo, c'è tempo. Sì. Cioè, no, non siamo tutti ballerini, ma e noi siamo tre ballerini. Il petto non mi suona, tengo.
mattino. È ancora così presto? Sono appena le 9. Ma io e con sono lunghe le ore, con sono tristi. Tristi. Tristi? E quale tristezza allungare le ore di Romeo? Non è nelle grazie di colei che ama. E posso avere un nome? Rosalina. Rosalina? La nipote del conte Capuletti. Proprio lei. Proprio lei? Dovresti dimenticarla. Anche se ammetto che è piena di ricchezze. Già, e quando morirà, moriranno insieme con la sua bellezza anche le sue ricchezze. Cosa vai borbottando tu? Niente, niente. Ho sentito dire che ella ha fatto voto di... Voto di? Voto di? Voto di... Voto di? Voto di... Voto di... Tu hai capito qualcosa? Perché ha detto qualcosa? Su, via lunatica, non fare la misteriosa. Ha fatto voto di... Castità. L'ha fatto? L'ha fatto. L'ha fatto? L'ha fatto! L'ha fatto! L'ha fatto! E così ha deciso di consacrare l'amore suo all'amore nostro Dio. Segua il mio consiglio, giovane Romeo. Smetta di pensare a lei. Smetta di pensare a lei. Smetta di pensare a lei. Non può essere. Non ci sarà domani se non lo cambierà. Io. Nutrice, vorreste lasciarci sole per un momento? Dobbiamo parlare in segreto. Dimmi, Giulietta mia, sei disposta a maritarti? Oh, ma è un onore che non sogno nemmeno. Un onore? Vieni un po' qua, tu! Se non fossi stata la tua paria, direi che con il latte ti sei bevuta pure il giudizio. Bene, è tempo di pensarci adesso. Il conte Paride ti vuole come sua moglie. E amore. Il conte Paride? Dunque, figlia, potresti amarlo? Ma lo conosco appena. Allora impara a conoscerlo. Alla festa, stasera. Vedi cosa provi. Studia i suoi occhi. Leggi il loro messaggio. Vedi se puoi essere felice con lui. Vedrò di aggradirlo, se è la volontà dei miei genitori. Ma gli occhi miei non lanceranno il loro sguardo più là di come lo posso anche distruggere la forza di volare. L'amore è delicato? No, è troppo rotto invece, troppo. Via, via. Andiamo, bussiamo alla festa e una volta dentro ognuno di noi. L'intenzione è buona, però... Ah!
Thank you.
stata lei, adesso qui è troppo qua. Se un piccino guardando lo fatto, dietro non potrà tornare. Solo il tempo lo sai, quando la mia amica è tornata, che non c'era un vero mondo, che è un per voi, è davvero una dove. Quando le brucia la luce, thank you.
sua madre? Per la Vergine, giovanotto! È la padrona di casa! È una Capoletti. Andiamo, ce ne andiamo. Abbiamo già visto il meglio della festa. Chi è Dalia? Non lo so. È Romeo! Un vile Montechi! Ne vado! Per problemi tecnici. Montecchi, il mio unico amore, il mio unico odio. Siamo a Romeo. Adesso è Romeo. Thank you.
9. Così sarà. Saranno 20 anni fino ad allora. Buonanotte. Che Dio vi dia buongiorno, signora.
Che Dio benedica voi. Messeri, sono qui, in presenza per fare la vece della mia padroncina. Vi attendevo. Ho parlato con frate Lorenzo. Ditele che trovi nel pomeriggio un pretesto per andare a confessarsi da lui e nella sua cella. Si sposerà. Che Dio in cielo vi benedica. Che Dio benedica voi. Ah! Battevano le 9 quando ho mandato la nutrice. Aveva detto che sarebbe tornata in mezz'ora e ancora non è qui. Giulietta? Non avete fatto questo. Mi sentite bene? Ah, dove ci vai? La tua ristretta mi sta struggendo. Dovreste proprio calmarvi. Oh, eccomi finalmente, eccomi finalmente. Dimmi, Dolce Bramia, ti aiuto io. Cosa dice il mio Dolce Romeo? Oh, Giulietta, cara. Fatemi riposare un po'. Sono distrutta. Oh, cara, dolcissima Valia, mi dispiace che tu sia esausta. Dolce, dolce, dolcissima Valia. Dimmi che cosa dice il mio amore. Va bene, va bene. Siete disposta oggi pomeriggio ad andare a confessare in chiesa? Oh, sì, certo. Allora, vestitevi come si conviene. Cercate di frate Lorenzo. Là c'è un marito che vuole farsi sua sposa. Sì! Sì, sì! Sola ormai, tutto quel che ho.
di Montecchi Massuola. Non ho capito che manca è suola. Non sono ancora del tutto sicura di questa cosa. Non preoccupatevi per questo, piuttosto, non sono ancora qui. Abbiate pazienza, padre, vedrete che arriveranno. Eccomi finalmente, cominciamo. Data la delicatezza della situazione, non si deve sapere in giro. Esatto, ci vuole tempo per i cambiamenti, ma se questo porterà benefici a Verona, possiamo solo gioirne. Thank you.